come fanno tanto a Cipolla che tanto fanno da qui in Austria. Questo è il fiume Inn, un fondamentale e importantissimo della città di Cairo, perché l'Inn è un fiume navigabile. Una volta che sta nel muro della assolutamente, essendo il fiume navigabile, una volta era importantissimo per il trasporto delle persone e di tutte le derrate delle merci. Il fiume Inn nasce in Svizzera, però la parte più grossa città ci abbiamo mai in Austria, poi si butta, passa un Danubio e di conseguenza si fanno 3 km grazie a questo fiume. Un'altra delle ricchezze di Carlo è il Saggemma. Saggemma che viene estratto dalle montagne del Mistero a Carlo. E infatti nello stemma di Carlo c'è questo bustino che poteva alzare. Poi è stato modificato con questi due leoni laterali che rendono più importante, ma comunque essenzialmente è un bustino per il Carlo. Praticamente il metodo di stazione di Saggemma è troppo interessante per vedere. Posso dire una scuola di Saggemma. Una nuova fontana di acqua e si lasciava decapitare con un bambino che stava all'interno di una grotta. Quando raggiungeva un certo passo di stabilità, poi questa acqua estranea, che lo vedete si chiama un sole, una bella parola, veniva fatta andare giù per la montagna attraverso delle luci e poi quando scendeva in questa posizione, no, acqua estranea. Quando veniva poi giù, poi c'è delle enormi di padelle, dove sotto non è proprio il cielo, poi il vapore con l'acqua vaporava, si avvicinava la terra e si raccoglieva il sangue. Questa è stata una grandissima ricchezza per Carlo, perché il sangue una volta era una grande ricchezza, quanto la conservazione di cibo, usava anche per bravo, quando non